Sempre più saraceneschi abbassati in Italia. In compenso, se i negozi chiudono, vola il commercio digitale, ma le multinazionali che dominano il settore versano briciole in termini di tassazione. Solamente nei primi tre mesi del 2024 sono state chiuse 9.828 attività, 1.000 in più rispetto all'anno precedente. Ogni ora spariscono 4 negozi. E questa è la fotografia scattata da Confesercenti, secondo cui queste chiusure non sono state compensate da nuove aperture. Quanto visto durante le limitazioni del 2020 potrebbe allora materializzarsi in alcuni anni. La cornice delle vie cittadine sarà sempre più priva dei negozi. Resteranno aperte solo poche attività, il resto è online. La stima di Confesercenti relativa agli acquisti sul web per il 2024 è un più 13%, con una media di 84.000 pacchi consegnati ogni ora per un totale di 734 milioni di spedizioni. Ma sul web, si sa, la voce grossa la fanno Amazon e compagnia, multinazionali che operano anche in Italia ma che hanno finora pagato le imposte altrove, oppure, se lo hanno fatto, hanno versato cifre irrisorie rispetto alla propria caratura. Nel 2024 è entrata in vigore la Global Minimum Tax, che prevede un'aliquota minima del 15% per queste aziende, oltre al pagamento di una differenza per compensare le tassazioni agevolate altrove. L'incasso stimato sarebbe intorno ai 400-500 milioni di euro l'anno, pochi soldi secondo la CGA di Mestre, che evidenzia come il prelievo fiscale medio sulle imprese italiane sia del 30%, quindi il doppio. Intanto Confesercenti fa sapere che la scomparsa di attività commerciali dal territorio ha portato il fisco italiano a perdere, dal 2014 ad oggi, oltre 5,2 miliardi di euro di tasse. Insomma, mentre il sistema andava a caccia di evasori nelle piccole attività, i colossi digitali avanzavano sfruttando i vantaggi fiscali, con il risultato che adesso lo Stato incassa sempre meno da una parte e poco dall'altra. Oltre alla pressione fiscale, il disastro delle limitazioni del biennio 2020-2021, con conseguente danno economico, ha fatto il resto. La maggior parte delle chiusure di negozi riguarda la Campania, seguono poi Lombardia e Lazio. Tutte queste regioni registrano un numero superiore a 1.000 nel primo trimestre 2024. Un fenomeno che Confesercenti definisce desertificazione delle attività commerciali, ma non si tratta dell'unico settore. Nel paese avanza anche la desertificazione bancaria. Sono infatti sempre meno gli sportelli per prelevare il denaro contante, anche qui in favore del digitale.